5 con One More Night. Iniziamo così la seconda parte del mattino dopo Alessandra Tocci. Arriva Alessandro De Gerardis. Ritroviamo Carlo Boninsegna nella parte tecnica dopo Massimiliano Mattia. Eccoci qua pronti ad affrontare 4 ore di viaggio e vediamo che cosa ci attende. Intanto le principali notizie sulla 4 tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Si è verificato un incidente al chilometro 137,5. I veicoli sono comunque in piazzola e non ci sono code. Poi un tamponamento tra un camion e un'auto, 2 corsie aperte al traffico sulla diramazione Gallarate Gattico tra il bivio con la 26 e Castelletto Ticino in direzione della 8. Siamo al chilometro 18,9. Incidente anche in A14, tamponamento tra 3 macchine in sorpasso tra il bivio a 13 e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Siamo al chilometro 12,400. Altro incidente tangenziale di Bologna tra gli svincoli 5 quartiere Lame e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione sud, incidente al chilometro 13,800. E poi in atto una scorta di veicoli per il recupero di materiali dispersi sulla 13 tra Terme Ugani e Monselice direzione sud Bologna. Siamo 3 chilometri 95,88. Ricordiamo anche sulla 21 Torino Brescia code a tratti di 3 chilometri tra Ponte Vicolo Becco e Manerbio in direzione di Brescia, code a tratti anche sulla 4 Venezia Trieste per traffico tra Latisana e allacciamento a 28 Porto Gruaro Pordenone in direzione Venezia. Un incidente sulla statale 2 bis via Cassia Veientana, incidente tra Castel De Ceveri e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Allora, queste le principali notizie, poi vedremo anche quali sono le chiusure e anche qualche situazione meteo. Adesso Laura Pausini con Durare. Meno male che non sei normale come tutti quanti.